Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro episodio di Vita in Florida. Sono più o meno le 10 di mattina di giovedì, mi sono appena svegliata, mi sono lavata il viso, ho messo la vitamina C. Buongiorno, Pibullina. Sembro una foca. Come vedete sono ancora in pigiama e oggi il mio piano è di pulire la camera, quindi mettere tutto quanto a posto, la roba che ho già piegato, il letto l'ho appena fatto. Faremo il nostro caffettino, boom boom boom. E l'arioccino, boom boom boom. Ah, la mia parte preferita della giornata. La metto su una tazza grande perché poi ci metto l'arioccino. Panna. Intanto metto questa della air fryer che ho fatto il salmone dentro al mobile. Caffè pronto. Guardate, come ripeto sempre, la mia parte preferita. Ah, yes! Poi lo risciacquiamo subito. Panna. Devo bere acqua oggi. E per colazione direi tre biscotti di Manny. Quindi adesso metterò ad editare qualche video. Pibulina! E siccome come ogni mattina nel mio patio c'è il sole, quindi fa caldo, stamattina cambieremo il luogo di dove editeremo i videos, quindi ci metteremo nel front porch, ossia nel pezzettino di giardino che in realtà è cemento, davanti a casa, ossia alla parte ovest, perché la parte est mi sta venendo sul sole. Ma il mio cane sembra un po' sballinato, sempre. Io non so se ha degli amici che le danno droga o qualcosa, perché guardate. Gira, gira, è un po' sballinata. A volte mi guarda con quegli occhi sbarrati, e poi a volte è là che fissa il vuoto. E questo è il mio patio. Fa schifo, ma un po' alla volta lo metteremo a posto. Qua c'è Potato Head, la Jada che andrà in giro. Guardate che bella, si mette il sole lei. Oh. Allora, neanche il tempo di essere seduta qua fuori per 5 minuti che mi è venuta una specie di formica gigante sulla gamba e mi ha già beccato. Guarda qua, ecco qua, bel beccone. Adesso mi ricordo il perché non mi siedo qua fuori dove non c'è screen né niente. Dall'altra parte invece anche se c'è il sole, però c'è la retina. No, vado dall'altra parte, preferisco soffrire il caldo che venire mangiato tutti quanti questi insetti. C'è anche una zanzara, una cosa del genere di prima mattina che mi sta già rompendo i cocomeri, quindi andiamo dall'altra parte. Retro front! So quanto mi piace questa stanza, ragazzi. Adesso apro queste finestre perché di notte le chiudo, sapete perché? Queste due le chiudo perché qui, come vedete, c'è proprio il lock, no? E questi sono quelli che ha fatto mio papà, che vi avevo fatto vedere nel primo video. Però, siccome qua vedete quanto vicino che è, se uno vuole, basta che letteralmente mi rompa la retina e si apre la porta. Quindi queste le chiudo sempre di Quando mi notte. punge qualcosa che non so che cos'è, qua ho fatto un segno per appunto vedere se si ingrossa. E poi tra un paio d'ore controllo. Ok ragazzi, adesso ci trucchiamo. Le donne basta poco a sentirci già meglio, no? Quindi io con letteralmente 5 minuti che ci metto a truccarmi, mi dà già più carica. Anche se il mio fidanzato e il mio ex marito mi dicevano: "Ma sei bella lo stesso". Bugie, bugie, non è vero, lo dicono, lo dicono solo. Per essere gentili, per non farmi sentire che in realtà sono una merda la mattina. Anche voi avete i vostri mariti e fidanzati che vi dicono che state meglio senza trucco? Ma secondo voi c'è il trucco sotto? E visto che siamo qua a truccarci, vi voglio dire la notizia che non mi hanno dato il lavoro sull'ufficio di chirurgia plastica. Perché? Sentite la cagata del secolo. Perché avevo troppa voglia di crescere. What? Sì, io avevo fatto tre colloqui con queste persone, anzi quattro con la reclutatrice, che aveva detto che secondo lei ero perfetta, però
ero più adeguata a avere un lavoro come patient care coordinator, ossia le persone che prendono il paziente da appena mandano un'email che vogliono tipo fare un'operazione e le stanno dietro fino alla fine, quindi dopo l'operazione, no? Devo sentirli, non li ho più sentiti per appunto sto colloquio con la manager e sta team lead. E poi mi è arrivata una email dicendo che avevano assunto un'altra persona che avevano proprio cercato loro e trovato loro senza la recruiter. Ok, quindi questa mi è arrivata l'email di lunedì, ho detto vabbè, ciccia, no? Stavo facendo i biglietti per venire in Italia, per fortuna che non li avevo presi, mi arriva un'altra email giovedì, quindi neanche 4 giorni dopo, sempre dalla recruiter, dicendomi che volevano fare un altro colloquio con me. E allora ho detto, ma non avevate trovato qualcuno? E mi fa, sì, ma non mi ha detto il motivo, adesso vogliono fare un interview con te. Ok, quindi calcolate che ho preso ancora tempo dalla mia vita e questa ultima interview è stata quella che avete visto che ero vestita col vestitino bianco proprio nel vlog di un paio di giorni fa. Mi avevano detto che all'inizio non mi avevano preso, il motivo era perché io volevo crescere. Possiamo continuare la nostra chiacchierata che ho lasciato durante il trucco. Allora, praticamente vi ridico un attimo la storia super in velocità, giusto per capirci. Ho fatto il colloquio con la reclutatrice un giorno, colloquio con la direttrice il giorno dopo, perché mi sono pure preso il tempo di andare da loro immediatamente. Dovevo fare un altro colloquio, poi mi è arrivata l'email dicendo che avevano assunto un'altra persona al posto mio di lunedì. Di giovedì mi arriva un'altra email dicendo che vogliono fare un altro colloquio, il che ho detto che è strano. Ok, quindi mi sembra il martedì dopo mi sono preparata, come avete visto, con il vestito quello lì bianco e nero. Sono andata al colloquio e vi ho fatto appunto un vlog dove appunto la mia reclutatrice mi aveva chiamato prima del colloquio dicendomi: guarda, che il motivo per cui non ti avevano preso all'inizio era perché volevi crescere dentro all'organizzazione. E a quel punto ho detto: beh, quello è il punto, no? Perché alla fine perché devo andare a lavorare per un'altra ditta per poi ritrovarmi nella stessa posizione che mi sono ritrovata per 3 anni in dermatologia? Che dove non c'è crescita, dove mi pagano sempre lo stesso, ma perché? Io non sono soddisfatta a fare un lavoro di assistente medica, per carità. Se voi fate le assistenti mediche, vi ringrazio perché e so quanto lavoro che fate, però ho fatto appunto 4 anni di università e vorrei usare tutto lo studio che ci ho messo dentro, che i voti alti che ho preso, la vita che non ho vissuto per 4 anni per avere un certo tipo di voti, e usarla nel lavoro. Detto questo, avevano paura che io volessi la crescita, quindi mi hanno detto che pensavano che non sarei stata soddisfatta con il lavoro. Quindi la mia reclutatrice mi ha detto: evita di appunto dire che vuoi crescere, tipo praticamente. E vabbè, vado al colloquio e mi fanno una domanda. La domanda era: perché vuoi andare via dal tuo lavoro che sei adesso? E da lì ho detto perché non c'è crescita, specialmente quando ho cercato un lavoro nuovo, patti chiari, amicizia lunga, cioè come va bene a loro deve andare bene anche a te, non è che solo perché ti danno lo stipendio dovete abbassarvi quello che vi offrono, no, è un win-win, voi vincete perché avete me, io vinco perché ho voi e mi fate crescere. E un paio di giorni dopo mi ha mandato un vocale la mia reclutatrice dicendomi che non mi hanno presa perché volevo crescere e quindi loro a quanto pare volevano una persona che faccia l'assistente medica a vita. Praticamente hanno paura che io sarei insoddisfatta con quel lavoro e che quindi li mollerei dopo un anno neanche, insomma. E il mio piano adesso è venire a trovarvi in Italia. Quindi, visto che non ho niente di meglio da fare, che occasione migliore per venire lì a stare un mese senza dover star lì a preoccuparmi del lavoro, che mi diano le ferie, che non mi diano le ferie, che hanno bisogno di me. Visto che questo non è andato in frutto, alla fine forse spero sarà per il meglio, perché io credo nel potere dell'universo,
nel potere di Dio e nel potere di me stessa. Quindi so che posso fare meglio, so che questo non era un lavoro per me, ma comunque ho fatto questo colloquio comunque giusto per... Fa niente ragazzi, non sto qua a distruggermi, anzi, ma voglio condividere appunto questa esperienza che ho fatto con voi di come è andato questo colloquio. Quindi almeno adesso so il perché e mi va bene come spiegazione, perché all'inizio pensavo ma perché non mi prendono, perché cosa ho fatto? E perché non mi prendono? Perché ho aspettative troppo alte rispetto a quello che mi possono dare. Ho comprato questi appendini, mi piacciono perché sono quelli in velluto e fanno sì che quando voi mettete i vestiti qua non cadono perché si attaccano. Che mia mamma mi diceva sempre che porta sfortuna mettere gli appendini sul letto e anche i berretti, quindi non lo faccio. Questo è il mio copricostume di Michael Kors, bellissimo, maniche lunghe. E mentre stavo pulendo ho sentito un tonfo e in qualche modo mi è partita sia la sedia che l'ombrellone, quindi siccome non posso uscire da qui mi tocca andare dall'altra parte e tirarlo su. Sono mezzogiorno e quasi e mezzo e adesso mangerò qualcosa, ho fatto una lavatrice, ho messo via tutti quanti i vestiti della camera e i calzini che non hanno mai la coppia, li ho messi dentro un cesto sperando di eventualmente trovare i fratelli o sorelle, genitori e parenti vari. La mia amica che mi ha pulito i denti ieri vuole che uso questi. E come mangerò io? Mangerà anche la mia pibullina. Sei pronta, pibullina? Are you hungry? Are you hungry? Ups, ed il mio piatto è diventato un po' più grande di quello che pensavo. Nel frattempo guarderò qualcosa. Mi hanno consigliato Orange is the New Black, Good Girls ho già visto. Voi in Italia avete la parte 4 e io no. E sta cosa non mi piace. Oh ragazzi, sono sconvolta. Stavo guardando il film mentre stavo mangiando, ho detto un boom, boom, boom. Vado fuori e non trovo più l'ombrellone. Guardate, non c'è ombra di ombrellone. L'ho cercato, indovinate che cazzo che è? Ma porca miseria. E adesso? Ma come cacchio ho fatto? E visto che non ho una scala, mi tocca andare dal mio vicino a chiedere se per caso ne ha una. Così mi arrampico sopra il tetto per prendere quel cacchio di ombrellone che non so come, perché sinceramente non c'è neanche vento più di tanto. Oh, ma che roba! È volato là sopra! Speriamo bene. No comment. Quindi mi sono ricambiata per la terza volta, sono salita sul tetto con l'aiuto della mia vicina e sono riuscita a ricattare l'ombrellone. Abbiamo deciso di chiuderlo e rimetterlo qui. Ok ragazzi, sono le 2:30, l'appuntamento ce l'ho alle 3 e questo è il mio outfit da andare dal dottore e poi devo chiamare la mia amica Pochi a vedere se vuole ancora che vado a casa sua. E eccoci qua, stiamo guidando per andare dal dottore. Ho richiamato la signora del work comp, ossia quella che mi sta organizzando le visite mediche per la schiena, perché quella era per via del lavoro, e mi ha appunto detto che mi ha già organizzato la terapia fisica e che per quanto riguarda i raggi e che basta che vado in qualsiasi ospedale o posto sempre della ditta del lavoro dove lavoravo e vado a fare i raggi, così non serve niente, non serve un ordine né niente, perché tanto l'hanno già fatto, hanno già fatto la preautorizzazione e insomma hanno fatto tutto quanto dietro le quinte come facevo io per i miei pazienti, quindi grazie a chiunque abbia fatto tutto ciò. Quindi l'unica cosa che devo fare è presentarmi con lo scritto, quindi la ricetta che mi ha fatto il dottore, e magari andrò domani prima della palestra. Ok ragazzi, sono le 3:21, ho finito la visita medica. Tutto ok, niente, però ho chiesto se possono fare i labs, ossia il pannello, come si dice, il pannello solare. Ok, sorry. Il pannello, beh, insomma, dei laboratori, lì come cacchio si chiama. Quindi devo stare a digiuno per 12 ore e quindi lo farò domani mattina, verrò qui, farò appunto il pannello solare. Scusate. Ok, adesso ho appena chiamato la mia amica, ha detto che è a casa, che mi aspetta, quindi andrò a trovarla.
Mannaggia, ogni volta mi perdo. Trovata. Questa è la mia amica Poki, è ciao. Triestina. Triestina da Trieste. E noi cominciamo col nostro vinello alle... Ma che fortuna, che divertimento proprio oggi arrivi qua. Hai visto? Voglio avere un'occasione di parlare un po'. Esatto. Notate come è sempre tutta abbinata, orecchini con le unghiette, se colorate allo stesso colore. Sono a posto, sì che ce li hai, hai gli orecchini uguali, sei tutta blu. Io sono felicissima, felice di essere a casa mia, sono sola, faccio quello che voglio e mi diverto. E quanti anni hai? Vuoi dirlo alla stampa? 90! Il grande 9-0! E il segreto è? Della il grande vino, forse il 2. Quanti gli orecchini che ha, e ne ha impacchettati metà per andare già in crociera, che quando vai? Sabato carico. Perché la Poki si mette tutte quante queste belle, cosa sono questi? Fiocchetti per i capelli, e li abbina ad ogni outfit che ha, quindi è sempre super abbinata. Così sono le 5:25 e sto portando la mia bella pibullina wrinkolina a casa del papà. Portiamo la pibullina a casa. Questa è la risata cattiva mia. Ok, indovinate perché so questa risata. Perché ho portato qua il cane di ritorno, no? E mia figlia non c'è, e neanche suo papà. Quindi ho chiamato, dove sono? C'è mia figlia che sta facendo volontariato in questo bar, quindi lei è alla cassa, quindi cosa posso fare se non essere la mamma più annoying del mondo e andare a romperle i cocomeri? Guardate che bicchierone di vino enorme. Sono le 7:40 ragazzi, non so come è successa questa cosa, ma mia figlia mi ha detto: perché non vai a cantare karaoke? E così fu che fu karaoke. She broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. I see the flag of the marble arch. Bellissimi ragazzuoli, sono le 10:15 di sera ed è ora per me di andare a letto. Grazie ancora per aver guardato questo video, come al solito vi adoro. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, se invece siete già iscritti, grazie. E con questo è tutto da Vita in Florida. Buonanotte e baci baci!